È lunedì e questo vlog inizia da qui. Buongiorno, lunedì 2 gennaio, oggi provo a vloggare per quel che ho da fare, che in realtà non è molto, ma sto facendo una prova con impostazioni diverse della fotocamera e anche dello smartphone per vedere di riuscire a migliorare un pochino la qualità fino a che non arriva forse la fotocamera nuova, perché ad oggi ancora nessuna notizia. Vedremo, io intanto faccio queste prove con questa fotocamera, anche se l'audio resterà sempre quello, quindi vabbè. Però volevo provare queste impostazioni già da prima, poi dicembre, vlogmas tutti i giorni, non era proprio il caso. Vediamo oggi che ne viene fuori. Vediamo se riesco a farne venire fuori un vlog per questa sera. Ne parliamo a fine giornata, a fine vlog, vediamo com'è. Intanto così, anche senza occhiali, vedo l'immagine più fluida, non lo so. Magari non se ne accorge manco nessuno, però me ne accorgo io. E questo è quello che conta fondamentalmente. niente, adesso io ho un mal di gola pazzesco. Sembrava fossi andata verso la guarigione, invece niente, perché io poi mi sono fatta la notte di Capodanno fuori e adesso ne pago le conseguenze. Brava, brava, vi faccio l'applauso da sola. No, però ci voleva, perché io dico sempre che gli anni di cacca non vanno festeggiati. Io infatti non ho festeggiato un anno di cacca che stava finendo, ma ho deciso di iniziare il nuovo anno in maniera diversa, sperando di portarmi bene, diciamo. Vabbè, adesso basta. Bevo l'ennesimo caffè caldo. Dopodiché, come al solito, vado a darmi una sistemata e noi ci vediamo dopo. Niente, stamattina nonostante sia una bella giornata, io non riesco a non sentire freddo. Sto gelando stamattina, va benissimo. Cosa sto facendo? Sto facendo delle nuove icone per le storie in evidenza di Instagram, perché mi sono resa conto che, allora, vorrei aggiustare il profilo di Instagram e farlo più carino, però mi sono resa conto che tenendo tutte le icone solo in verde, poi non riesco a tenere il profilo di pari passo. E quindi, dato che già avevo fatto un nuovo pacchetto di colori per la stanza di Scarlett, avevo già creato delle storie colorate, avevo fatto in base all'argomento trattato, quindi motivazione, lifestyle, le mie creazioni, queste cose, ho fatto le icone di conseguenza. Adesso però di conseguenza vado a cambiare i colori della sigla, credo, se ho conservato il progetto originale, perché altrimenti no, non se ne parla proprio. E poi vorrei cambiare l'immagine di YouTube, perché quella foto era una foto di prima e non mi rispecchia più. Tra l'altro è pure abbastanza imbronciata, ne vorrei mettere una più, capito? E adesso vediamo, cerco di aggiustare queste cose stamattina. Così, tanto per far qualcosa, perché bene non mi sento, freddo ho, infatti adesso vado a mettere un'altra maglia, quindi non riesco a creare cose più importanti, non riesco a fare lavori più importanti. Volevo uscire, ma poi mi sono fermata, perché mi sono detta lasciamo perdere. Però adesso vado a fare uno spuntino, perché ho fatto colazione alle 6, sono le 11 e sento fame. Buongiorno, ieri poi mi sono letteralmente persa, un po' perché guardate come sto, un po' perché soprattutto mi sono messa al computer a lavorare di grafica alle cose che vi avevo detto e quindi è passata la giornata e mi sono persa. Stanotte non ho chiuso occhio grazie alla signora Tosse, quindi stamattina sto andando in farmacia a prendere le medicine che mi dà di solito il mio medico quando ho la tosse in questo modo. Se ve lo state chiedendo, no, non è Covid, ho fatto due tamponi. Quindi adesso vado in farmacia perché non posso più stare così. Cioè, stanotte credo di essere stata io quello che non ha fatto dormire nessuno nel palazzo.
E quindi adesso vado e poi vediamo in giornata cosa faremo. Oggi non è una bella giornata e difatti ero indecisa se mettere il collo alto, perché se poi ti vesti troppo e sudi è peggio. Però essendo che mi sa che fa freddino, che non è affatto una bella giornata, ho deciso di metterlo, almeno evito di mettere una sciarpa. Avevo acceso Netflix e ho visto che c'è, si è verificato un errore. Vabbè, adesso vediamo. Sono appena rientrata a casa e sto preparando un brodino perché oggi proprio ci sta tutto. E intanto, se Netflix si apre, mi guardo una puntata di Emily in Paris. È uscito la settimana scorsa, avrei voluto guardarlo, ma fra che non stavo bene, fra tante cose, insomma, non sono riuscita a guardarlo. Ho iniziato ieri, ho visto già molte puntate, mi sa che me ne è rimasta qualcuna, quindi credo che entro oggi lo finirò. E come al solito mi piace perché è la stessa cosa di Sex and the City: vestiti belli, scene carine, è un passatempo. Non è una grande serie di quelle colte, è una serie passatempo. E quindi adesso, aspettando che il brodino sia pronto, continuo. Forse, perché niente. Vabbè, facciamo, esci. Poi riprovo dopo. Riprendo, forse, guardo la serie, vabbò, ciao. Mi sa che è proprio giunto il momento di preparare le calze, così evito di doverle fare la notte stessa del 5. E stamattina sono andata, anche se mi sento una chiavica, sono andata a ritirare queste e le ho fatte fare per mia mamma, mia sorella e mio cognato, e nell'occasione me la sono fatta anch'io. Ho fatto fare le magliette Team Chiara. Vedete? Questa è super papà. Questa è Marvelous Mamma. Poi c'è Wonder Nonna. E poi c'è la mia. Io sono la dieta divertente, Gorgeous Dieta. Adesso le piego e le metto nelle buste e questo sarà il pezzo forte della calza. Dopodiché vado a riempire con un po' di cioccolate, caramelle, cose varie. Sono passati un bel po' di giorni dall'ultima ripresa, ma intanto è successo che il soldato Scarlett, allo scadere quasi dei 3 anni, è caduta vittima del Covid. Praticamente, dopo giorni e giorni in cui ho fatto tamponi su tamponi che risultavano negativi, il 5 gennaio, quindi la sera prima della Befana, mi sono detta: no, non è possibile, sto troppo male. E sentivo che era in realtà no, perché fino a Capodanno, quindi quando sono stata male all'inizio, lo sentivo che era un raffreddore normale. E infatti a Capodanno stavo bene, ero guarita. Erano stati 3 giorni, no, una settimana, da Natale a Capodanno, in cui sono stata male, ma era un raffreddore normale, con Tachiflu-Dec e Tachipirina era passato, a Capodanno stavo benissimo. Sono uscita a Capodanno, lo avete visto, subito dopo Capodanno ho iniziato a stare di nuovo male ed era uno stare male diverso. Quindi credo di essermelo preso la notte di Capodanno in realtà e non prima. E prima avevo fatto il tampone perché quando il giorno 29 sono stata fuori ho dovuto fare il tampone perché senza un tampone negativo non potevo andare dove dovevo andare. E ho iniziato a stare male, tant'è che lunedì sono andata a scuola, ma già lunedì sono andata a scuola, sì. Martedì ho rifatto il tampone perché avevo lezione con le bambine, avevo paura. Tampone negativo, ho fatto lezione con le bambine, dopodiché sono tornata a casa e sono crollata letteralmente, cioè proprio non sono riuscita a fare più niente. E infatti mercoledì non sono andata a scuola, giovedì il 5, la notte di mercoledì sono stata malissimo, è stato il momento in cui sono stata peggio di tutti in assoluto, la febbre non l'ho avuta alta, è salita oltre 38 mercoledì notte. Ma per poco. Dopodiché giovedì ho proprio mandato il messaggio alle bambine, ho detto non ci vengo a scuola, sto male.
E giovedì sera ho detto vabbè, rifacciamo il tampone per l'ennesima volta, almeno mi metto il cuore in pace. Ma ho continuato a fare tamponi proprio perché sentivo che era diverso, una tosse assurda, terribile, e proprio sentivo dolore nel petto, quindi sentivo che non è una normale influenza, come dicono, no, assolutamente più subdola e più cattiva. E ho anche avuto la conferma che quando sono stata male a dicembre del 2019, che si iniziava a parlare di Covid, ma non si era ancora diffuso, quello è stato Covid, perché è stata la stessa cosa. E niente, ho fatto il tampone, l'ho fatto a casa, è andato a prendermelo Francesco. E calcolate, io già mi ero chiusa in isolamento perché avevo paura di stare con mamma e con la bambina, quindi mi sono chiusa già in casa. L'unica persona che vedevo era Francesco, che per fortuna è negativo. Ha fatto il tampone ieri, un altro tampone ieri ed è negativo. E quindi ho chiesto a Francesco di prendermi il tampone, manco il tempo di farlo, cioè proprio ho messo le 3 goccine, il coso è salito subito tutte e due le tacche. Sono andata subito in farmacia a farlo anche per avere la prova che sono positiva, qualora si dovesse fare mai la quarta dose me la salto, almeno per un po', quindi anche lì è uscito subito positivo, cioè proprio subito, subito, perché evidentemente l'ho fatto nel momento di massima carica virale. E quindi niente, adesso sono chiusa in isolamento, le nuove regole richiedono 5 giorni di isolamento, dopodiché posso anche non fare il tampone, ma ovviamente non fare il tampone ed uscire se non ho sintomi, però io ovviamente lo farò perché voglio stare tranquilla, quindi i 5 giorni scadono martedì e poi vediamo. Non è stata una bella cosa, ha fatto bello. Non sono stata affatto bene, non sono riuscita a fare niente. Ieri ho iniziato un pochino, ieri giorno 7 ho iniziato un pochino a muovermi, anche perché è vero, se stai a letto stai peggio, bisogna muoversi. Quando mi muovo mi rendo conto che sto meglio, quindi ieri ho un po' pulito casa, ma un po'. Perché oggi smonto tutto, visto che sono in casa e non devo fare niente, smonto il Natale. E questo, la voce è bassa, però fortunatamente adesso colpi di tosse ne ho qualcuno ogni tanto, ma non ho più quella tosse orribile. Ieri avevo la tosse che mi sembrava che mi scoppiasse la testa. I sapori, mi ha preso sui sapori. Sono stata per 2 giorni a non sentire assolutamente nessun sapore, nemmeno il piccante, proprio zero. Qualcosina di dolce sentivo, ma così, come quando fumavo e avevo la lingua intorpidita, ecco. Adesso comincio a sentire qualcosina, io spero che passino i sintomi, che insomma martedì risulti negativo e che mi possa liberare, perché a me piace stare in casa, mi piace stare da sola, ma questa costrizione mi sta uccidendo, non ce la faccio più. Vorrei tanto andare a vedere la bimba che sta crescendo, perché quest'età crescono veloce e io non la vedo da un sacco di tempo. E questo, niente, sono caduta. Sono caduta anch'io, non ho appena abbassato la guardia, pa, mi ha fregato. Vabbè, niente, adesso mi sistemo perché oggi è il primo giorno. Mi sono fatto uno shampoo. Ah, i capelli sono distrutti. Cioè, ragazzi, non credetemi, sono distrutti. Cioè, io da qui adesso li taglierei tutti, sono stoppa. Sapete cosa vuol dire stoppa? Nel giro di 2 giorni mi sono diventati stoppa. Credo mi abbia preso i capelli il Covid, perché se non si spiega. Erano bellissimi, adesso sono stoppa. Li ho lavati 2 giorni fa, appena lavati con un sacco di. Ho fatto un pacco di maschera, niente. Ho dovuto lavarli perché di notte sudo tantissimo, con altro sintomo, sudo tantissimo la notte. Cioè, ieri notte mi sono dovuta svegliare 3 volte e cambiare totalmente pigiama e letto per 3 volte, tanto ero sudata. Pare che sia un altro sintomo, un sintomo della Omicron, almeno mi pare così di aver letto. I capelli sono proprio stoppa, guardate, da qua, 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 non riesco proprio, guarda, niente, non c'è rimasto niente dei miei capelli, sono stoppa, stoppissima. Vabbè, li rimetteremo in sesto. Ovviamente, domani, lunedì 9, avevo detto che avrei ricominciato la mia dieta, ma non se ne parla, mi rimetto prima in forza, vediamo lunedì prossimo, si spera.
E questo, non mi sono pesata, non so se ho perso qualcosina, penso di sì, perché ho mangiato davvero poco, visto che mangiare senza sapore non è la stessa cosa. E quindi niente, adesso mi do da fare, mi sistemo un pochino oggi perché oggi è giornata in cui mi devo. In realtà ieri mi ero pure truccata un pochino ieri sera, mi sono fatta le mani, a proposito, il nero non mi piace, ho deciso che non mi piace, guardate, mi cadono tutti i capelli. Ieri mi ero un po' sistemata e mi ha preso un colpo di tosse, però ho finito di truccarmi, che mi ha struccata, perché proprio mi ha preso un colpo di tosse di quelli brutti, mi sono uscite le lacrime, cose assurde. Quindi oggi si spera che vada meglio, voglio che vada meglio, mi metto in moto, mi do da fare, ho un ordine da completare, quindi mi metto a lavorare oggi, smontiamo il Natale, vediamo di far passare questa giornata perché stare senza far nulla non ce la faccio più. No, ce la faccio più. Allora, l'albero l'ho smontato, però adesso non riesco a chiuderlo perché ci vuole un po' troppo forza e non ce l'ho questa forza. Quindi dopo faccio passare Francesco, glielo do, se lo porta giù, lo chiude lui. Mi farà questo ennesimo favore. È un po' triste questa cosa di smontare il Natale, però prima lo facciamo, meglio è. In effetti sono stata pure abbastanza veloce. Adesso tolgo i tun da là sopra. Oh, adesso c'è casa tutta bella in ordine, pulita. Non so se è profumata perché i profumi li sento poco, però è in ordine pulita. Mi fa strano non vedere più l'albero qui, però a inizio quel periodo dell'anno che io odio, il mese di gennaio, che è un mese così noioso. Vabbè, cercheremo di renderlo interessante quest'anno. Però davvero c'è davvero più ordine senza tutte quelle cose in giro. È il tempo, insomma. Adesso sto facendo. Siamo nel pomeriggio, sto facendo merenda sto bevendo un sacco di succhi di frutta per cercare di tenermi idratata, per cercare di tenermi su un po' gli zuccheri e niente, poi me ne vado al computer perché vi ho già detto, messaggio, vi ho già detto che ho un ordine, siccome c'è da lavorarci di grafica, finché non mi negativizzo, ci lavoro di grafica e poi faccio la realizzazione manuale dopo, così. Evitiamo cioè, sì, non credo che poi durante la spedizione trasferirei il Covid a qualcuno, però io meglio star tranquilla. Adesso ci lavoro di grafica, poi dopo, tanto credo che, spero che entro martedì mi dovrei essere negativizzata, insomma, mi sento meglio, quindi che cavolo. niente, questo adesso vado, vedete, mi sono sistemata, cerco di darmi una spinta verso l'alto, anche se sono un po' giù, perché in realtà un pochino di morale ti butta giù la cosa. Mi sono intristita, ieri Chiara ha compiuto un mese, le hanno fatto la torta, erano tutti lì, io non c'ero, un po' la cosa mi è dispiaciuta, però che dobbiamo fare? Alla fine è toccato, c'è di peggio nella vita, insomma, su, forza e coraggio. Ne ho approfittato, ho visto in questi giorni, ho visto tutta Emily in Paris, ho visto tutta mercoledì che avevo saltato e avevo in programma di vedere dopo Capodanno, quindi mi sono messa in pari con le serie, in realtà è stato buono perché mi sono riposata. E niente, adesso cerco di rimettermi su, vorrei tornare a danza il prima possibile, vorrei mettermi a dieta il prima possibile, speriamo che insomma in questa settimana questa cosa si risolva e che insomma si vada avanti, perché dai, è passata, su. L'unica cosa, vedete, io in questa settimana vi avevo fatto vedere che ero convinta che fosse una semplice influenza, un semplice raffreddore, perché avevo già fatto realmente due tamponi, invece poi alla fine era il Covid, e quindi non abbassiamo la guardia, perché se io che sto bene è stata così ed non è stata una passeggiata, credo che si veda anche in alcuni pezzi del video che stavo abbastanza male. Non oso immaginare attaccandola ad una persona che
ha dei problemi pregressi, quindi la guardia non va abbassata. Credo che ormai dovremmo convivere con questa cosa. Io non credo che non sarà una cosa di cui ci libereremo del tutto. Un po' di attenzione. Forse dovremmo prendere l'abitudine. Io, in realtà, gli ultimi giorni in cui sono uscita l'ho fatto. L'ultima volta che ho visto Chiara sono andata con la mascherina, non me la sono tolta per niente. Sono andata gli ultimi giorni in cui sono stata fuori, essendo influenzata, stavo con la mascherina, non all'aperto, ma quando stavo fra le persone stavo con la mascherina per evitare di contagiare proprio il raffreddore. Forse dovremmo prendere questa abitudine. Ma tanto, a chi lo diciamo, non è nella nostra cultura in realtà. Comunque, vabbè, adesso vado a darmi da fare, cerco di darglielo un senso a questa giornata e poi vediamo anche sul sito di quei farlocchi della fotocamera a che punto è la mia fotocamera, ma credo che sarà sempre allo stesso punto, cioè in coda, perché figurati, i giorni di festa potevano spedire la fotocamera, no? Chissà quando arriverà. Stavo pensando, adesso che ho messo in ordine, che io qui, vedete, ho tutti i miei regali di Natale che avevo deciso di tenere da parte per fare il video quando sarebbe arrivata la fotocamera. Perché la maggior parte dei soldi della fotocamera sono regali di Natale. Ma la fotocamera non arriva, che faccio il video dei regali di Natale a Ferragosto. Quindi entro domani, anche se non sono tantissime, però entro domani credo che registrerò il video così poi vi faccio vedere questi regalini che ho ricevuto. Credo di cavarcelo un video, se no lo ficco all'interno di un vlog che devo fare. Vabbè, mi metto veramente all'opera adesso. Noi credo che ci vedremo nel tardo pomeriggio perché adesso lavoro. Sono in pausa e sono andata sul sito dei Gran Campioni per vedere a che punto era. La fotocamera ed è sempre allo stesso punto, cioè in coda. Niente, non se ne parla proprio. La fotocamera doveva essere qui il 30 dicembre, siamo all'8 gennaio e ancora. Non gliela do la soddisfazione di annullare l'ordine perché ho pensato che questi adesso resteranno fregati con quest'ordine che me lo devono spedire. Quindi, siccome sul sito c'è la stessa fotocamera, adesso vi faccio vedere, quella qua l'ho trovata in offerta adesso a 899 euro, io l'avevo presa a 620. Quindi c'è scritto che è in arrivo, quindi non la danno come disponibile. Quindi loro adesso da queste che arrivano dovranno cacciare anche quelle che avevano detto falsamente disponibili, come quella che avevo ordinato io a 620 euro. Quindi se io adesso disdico l'ordine, gli faccio un favore perché loro da queste che arrivano ora devono toglierle a minor prezzo e non glielo faccio questo favore. Tanto io non ho urgenza della fotocamera, voglio vedere fino a che punto si spingono. Intanto, un giorno sì, un giorno no, vado sui loro social e gli scrivo: ma la mia fotocamera arriverà a Ferragosto? Così, per passarci il tempo. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso. Quanto tempo era che non lo dicevo? Sono le 19:30, io ho provato a editare il video, c'è abbastanza minutaggio, quindi provo a chiuderlo, magari ve lo faccio vedere. Lo carico proprio per stasera, domenica sera, così capite perché sono sparita del tutto. Spero di stare meglio la prossima settimana e di ritornare con una programmazione con più programmazione, come avevo ricominciato a fare. Intanto ci prepareremo questa settimana alla dieta. Vediamo, cercherò di fare il video dei regali di Natale. Volevo fare il video dei libri che ho letto quest'anno, i preferiti dell'anno. Vediamo se riesco a fare almeno queste cose. Ci provo. Io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!